uno che non si fida mai, purtroppo. Quindi, nonostante che un disegnatore lavora da 30 anni, ti chiede, mi devi fare le prove del personaggio perché non so se ti viene bene, capito? Allora, queste sono le prove del personaggio che poi è stato il cattivo antagonista in questa storia qui. Questa storia, tra l'altro, è uscita da pochissimo, uscita a novembre, dicembre e gennaio di quest'anno, novembre, dicembre dell'anno scorso, quindi in 3 puntate, che poi è stata raccolta in volume. Fatta questa prova, praticamente lo scrittore di buon grado ha accettato la mia interpretazione del personaggio, perché questo è un personaggio che abbiamo visto tante volte, è uno dei cattivi storici. Cioè, in una serie che va avanti da 70 anni, capite che a volte certi personaggi è bello farli tornare, i cattivi più importanti, gli amici di Tex anche. Allora, guardiamo cosa vi avevo portato dopo. Ecco, questo, Mauro Boselli, è lo scrittore di Tex e anche il curatore di Tex. Come dicevo, come scrittore è estremamente valido, è il migliore che abbiamo adesso. Come curatore un po' rompi puntini puntini. È un autore di grande qualità e di grande spessore, tanto che appunto regge ormai la testata Tex nelle sue mani. È l'autore principale, è arrivato a scrivere 18 storie contemporaneamente, nel senso che non fa mai una sceneggiatura tutta insieme, la finisce e poi ne inizia un'altra. Dato che ha tanti disegnatori da alimentare, scrive 20 pagine di una storia, poi si ferma, scrive 20 pagine di un'altra, e questo per 18 volte. E è incredibile come riesca a non fare confusione tra una storia e l'altra. È un bel cervellone. Guardiamo se vado avanti. Ecco, questa è una pagina di sceneggiatura. Mauro Boselli è l'unico scrittore contemporaneo che usa la macchina da scrivere. È una cosa folle, però lui si trova bene così e ha una collezione di macchine da scrivere elettriche. Ogni tanto se ne rompe una, ne prende un'altra e va avanti. Ho detto, finché ne ho vado avanti così, poi comprerò il computer. E qui vedete esattamente la descrizione di una pagina di Tex. La vignetta in alto è una vignetta molto strana, io vi faccio vedere come l'ho interpretata. Eccola qua. Questa è una matita. Io ho visto che alcuni dei ragazzi hanno realizzato le loro storie a matita. Normalmente a livello editoriale non vengono accettate le matite, per un problema anche di stampa. La stampa non viene bene con la matita, viene sporca, i neri sono grigi. In questo caso io devo disegnare un mostro un po' strano, ispirato a Lovecraft, ai miti di Cthulhu, per cui lo scrittore mal fidato, no? Voleva vederlo prima che io la finissi la pagina, e ho realizzato questa matita. Ma il lavoro forse più grosso, soprattutto perché ho uno stile molto dettagliato, è quello successivo, cioè l'inchiostratura. Eccola qui, questa è la vignetta finita, che poi potete vedere nel libro. Allora, c'è un discorso da fare. Io sono diventato un po' famoso nell'ambiente dei disegnatori per questa cosa dei puntini. Voi dovete sapere che la casa editrice Bonelli stampa al tratto, cioè stampa solo il nero. Se uno fa delle sfumature di grigio con l'inchiostro diluito con l'acquerello, alcune vengono nere, alcune vengono bianche, ok? Per cui io mi sono trovato un sistema diverso per ottenere il grigio. Ho guardato le stampe del 600, 700, dell'800 e cosa usavano anche loro. Usavano dei tratteggi o dei puntini. In questo modo si dà l'impressione del grigio, però è fatto con il nero. Quindi io uso parecchio questo sistema dei puntini. Come vedete il personaggio è ben definito in bianco e nero e lo sfondo è grigio. E questo dà anche un senso della tridimensionalità. Però dovete capire che uno stile così non mi permette di essere molto veloce. Io faccio da 10 a 15 pagine in un mese di lavoro, per cui questa storia, che andava su 330 pagine, ci ho messo più di 2 anni e mezzo per realizzarla, quindi non è una cosa che si fa in un minuto. Quando ti dicono mi fai un disegnino, tanto cosa ci vuole? No, ci vuole,